Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, ma soprattutto benvenuti in Islanda. Siamo a Seljalandsfoss, sono le 3 di notte, oggi è il 21 giugno, quindi è il giorno più lungo dell'anno e infatti c'è luce anche a quest'ora. E in questo video risponderò a un po' di domande che mi avete fatto su Instagram riguardanti il mio lavoro, la mia vita in generale, un po' di tante altre belle cose. Però prima di partire vi devo ricordare due cose. Uno, se vi interessano i viaggi, la fotografia, l'Artico, i trekking, questo è il canale che fa per voi, quindi se ancora non lo fate iscrivetevi al canale. E due, questo video è stato realizzato in collaborazione con Fisco Zen, il miglior servizio per la partita IVA. Però ve ne parlerò più avanti. Volevo dare un minimo di contesto a questo viaggio che sto facendo in Islanda, perché adesso appunto è giugno, quindi abbiamo le giornate più lunghe qua in Islanda. Anche se essendo sotto il circolo polare artico non c'è mai il vero e proprio sole di mezzanotte, però come potete vedere c'è luce praticamente tutto il giorno. E mi sto facendo una settimanella tranquilla qua al sud per fare un po' di foto, soprattutto con la fioritura dei lupini e sfruttando anche questi momenti praticamente da solo nei posti più famosi. E poi la settimana prossima farò il trekking dell'Hoygavegur, ma vedrete tutto più avanti. Ora direi che possiamo iniziare con le domande. Allora, la prima domanda ovviamente è: qual è il tuo lavoro? Io sono principalmente uno youtuber, un content creator, e quindi guadagno grazie alle piattaforme social, ma sono anche un fotografo, un videomaker e guido anche viaggi di gruppo, specialmente qua in Islanda o comunque nei paesi nordici in generale. Prossima domanda: come sei riuscito a monetizzare la tua passione? Intanto mi scuso se sto urlando, ma ovviamente ho una cascata enorme dietro che fa un sacco di rumore, quindi devo urlare per farmi un po' sentire. Comunque, prossima domanda: come sei riuscito a monetizzare la tua passione? Allora, all'inizio ovviamente non c'era nessuna fonte di guadagno, era appunto solo una passione. Poi col passare del tempo, con l'aumento del numero degli iscritti qua su YouTube, l'aumento dei follower su Instagram e un'acquisizione di competenze anche fotografiche e videografiche, sono riuscito a tirarmi fuori qualche soldo e quindi in pratica creare valore da tutto ciò che stavo creando e che sto ancora creando. E altra location, un'altra delle cascate più famose del sud, Skógafoss, e come potete vedere non c'è praticamente nessuno. E la prossima domanda è: cosa o chi ti ha ispirato a diventare un fotografo di viaggio? E direi che per rispondere a questa domanda questo posto è perfetto, cioè tutta l'Islanda in generale è perfetta, perché se adesso mi ispiro a diversi fotografi o comunque diversa gente che lavora in questo ambito, quindi ho varie fonti di ispirazione, la persona che più mi ha ispirato a fare quello che sto facendo è Stefano Tiozzo, sia come stile fotografico sia come stile di documentari, al quale cerco di ispirarmi il più possibile, perché secondo me sono quei documentari che riescono a creare valore e poi, cioè, sono veramente tanta roba. E quindi sì, se dovesse esserci una persona a cui mi ispiro particolarmente, questo sarebbe Stefano Tiozzo. Anzi, è stato proprio lui a farmi conoscere l'Islanda, quindi se adesso conosco bene questa terra così bene, me ne sono innamorato così tanto, è tutto merito suo. E ultima domanda qui da Skógafoss prima di andare a letto, perché sono quasi le 2 di notte anche stanotte, e in effetti però è veramente una figata invertire il giorno con la notte in questo periodo in Islanda, perché alla fine, ok, la luce non è quel che è, ma solo perché in questi 2 giorni è stato molto nuvoloso. Però, cioè, siamo stati qua anche oggi pomeriggio e non ci si muoveva dalla gente che c'è, adesso non c'è praticamente nessuno, cioè senza praticamente. E quindi sì, è figo. Figo, molto figo, anche se ti sballa completamente il ritmo circadiano e sei completamente fuso, però è carino. Comunque, tornando alla prossima domanda: quali sono le tue passioni al di fuori della fotografia e dei viaggi? In realtà questa domanda potrei collegarla a un'altra, che è: sei laureato? Io sì, sono laureato, ma con qualcosa che non c'entra niente né con la fotografia né con i viaggi. Infatti sono laureato in scienze motorie e una delle mie più grandi passioni, appunto oltre al mondo della fotografia e il mondo dei viaggi, è il mondo dello sport in generale. Infatti una delle cose che mi piace di più in assoluto è allenarmi. E poi sì, mi piace un po' la tecnologia in generale, mi piace leggere, mi piacciono molte cose in realtà, sono molto curioso. Forse è questo che mi ha permesso di viaggiare così tanto. E comunque, spoiler, da esattamente lì parte il sentiero del Fimford Halls che farò fra esattamente una settimana. Quindi il prossimo video che vedrete sarà probabilmente, forse, vediamo come sono messo con i piani, ma uno dei prossimi video che vedrete sarà proprio il video dove vi racconterò di questo trekking e del Hoygavegur che farò subito dopo. E questo è il motivo principale per cui sono venuto qua in Islanda. Bene, ora penso che faccio un paio di foto a Skógafoss e poi cambio di location. Anzi, in realtà io vado a dormire, però per voi sarà un cambio di location e ci vediamo domani notte. Ci vediamo adesso in realtà. E altro cambio di location adesso: purtroppo non sono più in Islanda, sono nel mio studio,
per rispondere a qualche altra domanda. Tipo, hai mai pensato di andare a vivere in uno dei posti che visiti spesso? Tipo l'Islanda? Beh, devo dire che sì, ci ho pensato parecchio e forse questa è una delle idee che più mi assilla e che più vorrei che diventasse concreta. Mi piacerebbe molto vivere o comunque provare a vivere in un paese nordico, specialmente l'Islanda. Non per niente sto anche imparando l'islandese per una serie vastissima di motivi, tra i quali sicuramente che penso di aver trovato, e penso che abbiate anche capito, un po' il mio posto nel mondo, con tutti i mille pregi che può avere un paese del genere, come con tutti i mille difetti che può avere l'Islanda, ma come qualsiasi altro paese. Non esiste il paese perfetto, non esiste il paese da idealizzare, perché ogni paese ha i suoi pregi, i suoi difetti, come ce li ha l'Italia, come può averceli la Norvegia, come possono averceli gli Stati Uniti, insomma. Però diciamo che sì, i pro sicuramente sono di più dei contro, e poi è anche una questione interiore, forse è un po' difficile da spiegare, non è solo legato alla qualità di vita, ai posti fantastici. Sicuramente c'è anche una questione interiore molto importante che penso faccia la differenza rispetto a tutto il resto, quindi beh, si vedrà. Poi ho ricevuto un sacco di domande riguardante i miei viaggi di gruppo, in particolare i viaggi di gruppo in Islanda e in particolare i viaggi di gruppo nelle Highlands islandesi. E beh, mi piacerebbe un sacco organizzarne, specialmente nelle Highlands islandesi, quindi incrocio le dita e magari provo a creare qualcosa di figo, qualche itinerario figo per l'estate prossima, perché secondo me verrebbe fuori un viaggio veramente tanta roba. E per rimanere aggiornati su tutti i miei viaggi di gruppo, beh, ovviamente seguitemi su Instagram. Vi lascio qua sotto in descrizione il sito di Ketrip, che è il tour operator con cui collaboro, per vedere tutti i viaggi che usciranno, non solo in Islanda ma magari anche le isole Feroe, non sarebbe per niente male, in Norvegia, comunque in Nord Europa in generale e non solo. Però sì, ecco, mi piacerebbe veramente un sacco organizzare un viaggio di gruppo negli Highlands islandesi, quindi stay tuned per l'anno prossimo, e sicuramente da qui all'anno prossimo in Islanda ne farò altri 500-1500, perché mi piace un sacco non solo andare in Islanda ma anche portarvi in Islanda, farvi vedere i luoghi e poi rivedere luoghi che magari ho visto 30-40 volte con gli occhi delle persone che non l'hanno mai visto, perché è sempre un'emozione unica. Poi mi sono state fatte alcune domande sulla fotografia e in effetti su questo canale mi piacerebbe anche portare qualche tutorial o comunque qualche video un po' più specifico sul mondo della fotografia, soprattutto della fotografia paesaggistica, anche con magari recensioni di attrezzatura. Insomma, direi che essendo una delle mie grandi passioni potrebbe essere anche un'idea per condividerla con voi, quindi scrivetemi un commento e fatemi sapere, ecco, cosa ne pensate, perché sì, potrebbe essere un'ottima idea, soprattutto per fare qualche video a buchi tra un documentario e l'altro, perché come sapete ci metto mesi e mesi a editare uno di quei video cinemelli lunghi stile documentario, quindi ecco, sì, potrebbe essere un'idea figa, fatemi sapere. E siccome sono appena tornato anche dall'Oigavegur, ho ricevuto un sacco di domande anche sull'Oigavegur, che ragazzi, vi giuro che è stata una figata pazzesca, sicuramente il trekking più bello che abbia mai fatto in vita mia e una delle esperienze più belle che abbia mai fatto in vita mia, perché ne ho veramente vissute di tutti i colori, da una tempesta di vento a 100 km orari a paesaggi mozzafiato che solo l'Islanda può regalare. E poi l'arrivo dell'Andmanloeger è stato qualcosa di fantastico, e sì, ci farò un video dedicato dove racconterò tutto quanto nel mio solito stile documentaristico, ma ci farò anche una guida dettagliata, quindi arriveranno presto un sacco di video riguardante il Loigavegur e il film Vordu Hauls, che è il trekking che da Skógafoss arriva fino a Þórsmörk. Non risponderò a domande sul Loigavegur in questo video, però me le sono segnate tutte quante e vi risponderò nella guida definitiva a uno dei trekking più belli del mondo secondo il National Geographic. Allora, ho un'altra domanda molto succulenta ed è: prossimi viaggi. Io fra 3 giorni, esattamente 3 giorni, infatti adesso sto registrando questo video, ma stanotte passerò tutta la notte a montare il video per poi riuscire a pubblicarlo, perché fra 3 giorni, come vi dicevo, partirò per per l'Islanda, ok? Anzi, quando vedrete questo video io sarò in Islanda e starò facendo un'altra delle mie spedizioni artiche in un posto in cui sono già stato, ma non ho praticamente portato nessun video sul canale su questo posto, però è veramente uno dei posti più fighi e inesplorati e selvaggi tutta l'Islanda, e ci farò un video tantissima roba, perché me ne sono innamorato 3 anni fa ormai quando ci sono stato e non vedevo l'ora di tornarci. E poi in realtà ho ancora un sacco di progetti in mente. Uno su tutti sarà a settembre, quindi fra pochi mesi, sarà un progetto bello impegnativo e bello lungo,
che mi vedrà in un'altra spedizione, sempre ovviamente nell'Artico perché ormai sono di casa, però questo sarà veramente, sì, penso proprio il viaggio della vita, però non voglio spoilerarvi troppo, però sì, non vedo l'ora di partire, anche perché sarò accompagnato da degli sponsor, tantissima roba, e poi è una meta che sogno da un sacco di anni, e sì, sarà, ovviamente sarà tantissima roba. Allora, vediamo altre domandine. Un'altra domanda, beh, interessante è: qual è l'attrezzatura fotografica che porti in qualsiasi viaggio? È uscito poco tempo fa un video su tutta la mia attrezzatura fotografica, ve lo lascio qua sopra nelle schede, quindi se non l'avete ancora fatto andate a darci un occhio. Però presto farò uscire anche un video dedicato alla mia attrezzatura non solo fotografica ma in generale, quindi abbigliamento, attrezzatura tecnica tipo tende, sacchia pelo, materassini, per le mie spedizioni nell'Artico, perché questa che ho appena fatto è Loya Vegur, quella che farò domani, dopodomani, sempre in Islanda, in quel posto fighissimo di cui vi parlerò, eppure la spedizione che farò a settembre saranno tutte zaino in spalla, tenda in spalla, materassino, sacco pelo, cibo, cioè saranno praticamente dei trekking di più e più giorni in totale autonomia. E vi racconterò anche di tutta la mia attrezzatura, soprattutto di quella che uso per sopravvivere in cose così, non estreme, ma così particolari, ecco. Diciamo che sto mettendo un bel po' di carne al fuoco per i video futuri, ma è così che fanno gli youtubers seri. Altra domanda un po' più terra terra: quali sono le tue fonti di reddito? Allora, in questo momento vorrei dirvi che le mie fonti di reddito sono principalmente derivate dai social, da YouTube e dalla fotografia, ma non è così. Diciamo che ho fatto sempre uno o due lavori contemporaneamente. Io sono laureato in scienze motorie, quindi ho lavorato per parecchi anni in palestra, ho lavorato come magazziniere, ho lavorato in ufficio, ho lavorato come venditore. Diciamo che mi sono sempre dato da fare per poter trasformare piano piano questa passione in un lavoro. Ora, comunque, non vivo solo di questo, ma faccio anche il fotografo, il videomaker, e poi un'altra fonte di reddito importantissimo sono i viaggi di gruppo che faccio con voi. Altra domanda: qual è stato il tuo percorso formativo? Allora, il mio percorso formativo è stato molto semplice. Non c'è stato, o meglio, all'inizio non c'è stato. Sono un self-made man, come direbbero in America, cioè ho iniziato con prove ed errori fino a che non sono arrivato ad un certo livello. Nella mia testa sono ancora a livelli base. Però piano piano vedo che i miei lavori, sia video che foto, stanno migliorando e questo mi dà molte soddisfazioni. Poi ho seguito dei piccoli corsi che ho acquistato online che mi sono serviti sicuramente per entrare un po' più in alcuni concetti, sia a livello YouTube che a livello fotografia che a livello video. Però sicuramente la cosa che fa più la differenza in questi settori è l'esperienza sul campo, è provare, sbagliare, ripetere, risbagliare, riprovare, perché questo è l'unico modo per migliorare in maniera continuativa e arrivare dove si vuole arrivare. Altra domanda: come pianifichi i tuoi viaggi e le tue sessioni fotografiche? Allora, questo è uno dei lati nascosti dei viaggi che tutti sottovalutano, perché ovviamente si vede solo il prodotto finale di un viaggio, ma soprattutto per quel che riguarda i viaggi fotografici, dietro c'è una programmazione spaventosa. Innanzitutto dipende molto dal luogo, se ci sono già stato oppure se non ci sono mai stato. Nel caso dell'Islanda, che è un luogo che ormai conosco come nelle mie tasche, anche se in realtà mi mancano un sacco di robe da vedere, però facciamo finta che la conosca molto bene, punto a due cose principali quando è possibile: le albe e i tramonti. Per aiutarmi a individuare il posto giusto e il momento giusto in questi due momenti chiave dove la luce è migliore, uso varie applicazioni come PhotoPills, dove posso vedere non solo la vilatta ma anche la posizione del sole all'alba, la posizione del sole al tramonto, l'ora in cui albeggerà o tramonterà il sole, e in base a questo progetto i miei viaggi fotografici e poi nell'itinerario metto tutto quello che c'è in mezzo, cercando di studiare, di ricercare il più possibile. Ogni volta imparo cose nuove, scopro cose nuove, ed è questo il bello di perdere ore e ore su Google Maps, perdere ore e ore a studiare un paese, un itinerario. Penso che sia lo sbatti più figo di quel che è il mondo del viaggio. Ok, adesso facciamo un attimino una pausa dallo studio, torniamo in Islanda, perché ovviamente è molto più figo rispondere alle domande in Islanda rispetto a che chiuso dietro quattro mura. Prossima domanda: quando hai capito che sarebbe potuto diventare un lavoro? Intanto, ovviamente, pulizia dell'obiettivo, perché si sta inzuppando tutto d'acqua, ma è normale in questo posto qua.
Allora, all'inizio non è stato facile capirlo, soprattutto perché era un po' una passione. Spesso le passioni rimangono tali, non diventano una fonte di reddito, comunque non diventano quasi mai un lavoro. E quindi all'inizio è stato difficile capire che sarebbe voluto diventare un lavoro, soprattutto perché all'inizio appunto non c'erano guadagni. Poi qualcosa ha iniziato piano piano ad ingranare, e quando sono iniziati a entrare i primi soldi mi sono detto: beh, sai che c'è, potrebbe avere effettivamente futuro questa cosa che sto facendo. E qua è sorto un altro problema, perché quando ti entrano soldi in tasca tu dovresti fare una sola cosa, ossia pagare le tasse. E io ho detto sinceramente non avevo la minima idea di come si potesse fare, ed è stato in questo preciso istante che è venuto in mio aiuto Fisco Zen, che è anche lo sponsor di questo video. Fisco Zen in pratica è un servizio online che ti offre un commercialista dedicato per la gestione della tua partita IVA. Oltre al commercialista, che si può contattare in qualsiasi momento via chat, via mail o via telefono, c'è anche una dashboard online dal quale è possibile emettere fatture, gestire la fatturazione elettronica, fare la dichiarazione dei redditi, verificare tutte le scadenze e gli adempimenti, ma soprattutto avere una stima delle tasse che si andranno a pagare a seconda del fatturato. E questo è molto utile soprattutto per capire quanti soldi bisogna mettersi da parte. Ma un'altra cosa bellissima di FiscoZen è che ti mette a disposizione una consulenza gratuita con un loro esperto che ti può chiarire un sacco le idee semplicemente cliccando il link che trovate qua sotto in descrizione. E una volta fatta la consulenza potete decidere se diventare anche voi cliente FiscoZen, e nel caso avrete uno sconto di 50 euro inserendo il codice sconto MicheleF50A. Ma adesso proseguiamo con le domande, però cambio di location. E voilà! Benvenuti a Stocksness. Sono le 4 della mattina e stamattina è stato il primo giorno di discreta luce. Infatti sta uscendo un po' di cielo, che è da 3 giorni che non vediamo, quindi va anche bene così. Questo posto per le albe è, penso, uno dei miei posti preferiti per le albe qua in Islanda. Ma comunque passiamo alla prossima domanda, che è: qual è stato il momento più gratificante vissuto durante il tuo lavoro? Beh, penso di essere nel posto perfetto per rispondere a questa domanda, perché alla fine i momenti più gratificanti di fare il fotografo, di fare il content creator, lo youtuber, il videomaker, quello che volete, sono proprio questi. Quando sei immerso in mezzo al nulla, magari con un'alba che è stata tanta roba, che ti sei ovviamente guadagnato, può essere qua in Islanda, può essere sulle Dolomiti, può essere alle Faroe, può essere dovunque, ed essere qua tu e la tua macchina fotografica in un momento che possiamo definire quasi, quasi intimo. E quindi sì, alla fine i momenti più gratificanti sono stati parecchi, non ce n'è uno in particolare, perché penso che non ci siano parole per descrivere momenti del genere, e forse solo le foto riescono pieno in questo intento. Però oggi, siccome è una giornata tanta roba, approfittiamo per vederci un bel po' di cose qua intorno al Vatnajökull, e sì, andremo anche nelle Islands in questo viaggio. E bentornati nello studio. Rispondiamo a un altro paio di domande qua e poi torniamo in Islanda. Hai mai avuto paura per la tua vita durante un viaggio? Sì, devo dire di sì. È una cosa che non ho mai raccontato in nessun video, e non so se mai lo racconterò, perché è stato un qualcosa di molto suggestivo, qualcosa che mi ha veramente sconvolto, scombussolato. È successo alle Lofoten, alle isole Lofoten. Sì, ho avuto paura, e tra l'altro questo evento è collegato, magari vi racconterò anche la storia su come, è collegato alla spedizione che farò a settembre, di cui vi ho parlato prima, perché è stata tutta una serie di coincidenze assurde che mi hanno fatto veramente pensare che le coincidenze non esistono, perché sembrava un disegno tracciato che ha collegato quell'evento, che per me è stato traumatico, perché è stato letteralmente traumatico, è stato un evento molto molto brutto, con la spedizione che farò. E sì, ve ne voglio parlare, anche perché secondo me condividere momenti anche brutti è un modo per esorcizzare la paura e anche per scaricarsi, condividere un peso. Quindi sì, ve ne parlerò più avanti. Quella è stata la volta in cui ho avuto più paura, ci sono state altre volte in cui ho avuto la classica adrenalina, la classica paura, che però sono cose normali, come quando scali il Kirkjufell in Islanda, quando ti trovi a strapiombo, è ovvio che ti viene un po' di che, però sono cose normali, c'è l'adrenalina che ti cerco. Completamente differente da quello che ho provato alle isole Lofoten ormai quasi 3 anni fa. Domanda un po' specifica: quali lunghezze focali degli obiettivi maggiormente utilizzi durante le riprese fotografiche in Islanda? Allora, utilizzo principalmente 3 obiettivi: il 16-35 2.8 G Master di Sony, il 24-70 2.8 Sigma Art e il 7200 f4 di Sony. Penso che sia la triade definitiva per fare qualsiasi tipo di foto, dalla paesaggistica al dettaglio, al ritratto. E poi, essendo ottiche molto luminose, soprattutto quelle grandangolari, riesco a fare fotografia anche notturna, fotografia all'aurora boreale,
Sì, decisamente queste sono le tre ottiche che porto 99% dei miei viaggi in Islanda, escludendo quelli un po' più wild, un po' più trekking, dove ne porto solo due su tre, come nell'Oegavegur, che ho portato il 16-35 per vloggare e il 70-200 per fotografare, perché non potevo assolutamente lasciarlo a casa. Altra domanda, quanto costa? Ah, domanda sui money. Quanto costa la tua attrezzatura fotografica? Tra macchina, tra corpo e obiettivi, Mac, drone, accessori vari, secondo me superiamo abbondantemente 10k. Però c'è una passione che costa, la fotografia, e poi queste cose le uso per lavorarci, quindi... E mi pesa un po' meno aver speso tutti quei soldi per queste cose, per quella che tuttora è la mia passione. Beh, direi che di risposte ne ho date parecchie, ho risposto a un sacco di domande e vi ringrazio ancora per avermene fatte. Grazie ancora a Fisco Zero per aver supportato questo video. Spero che il video... Anzi, aspettate che torno in Islanda, che le auto in Islanda sono più fighe. Siamo tornati a Seljalandsfoss e da questo fantastico posto vi do appuntamento al prossimo video. Grazie di essere arrivati fin qua, spero che il video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo video e nella prossima avventura.